Cari amici di Yellow, ben ritrovati. In questa puntata, nella prossima, ci occuperemo del Salone di Francoforte che stiamo raggiungendo a bordo di una comodissima e lussuosissima Range Rover ibrida. I chilometri da Milano sono 650 e tra soste, riprese video, autostrada svizzera a 80 massimo 100 orari, il passo del Gottardo e lavori in corso interminabili in Germania, abbiamo trascorso nell'abitacolo dell'inglese circa 10 ore. Però sono volate, con tanto spazio a disposizione di tutti in un ambiente raffinato, silenzioso e curato in ogni dettaglio. I consumi sugli 8-9 litri per 100 km, beh, ovviamente non nei tratti di autostrada tedesca senza limiti. Eccoci finalmente a Francoforte, in squadra per questa importantissima partita fuori casa ci sono, io, Cristina e poi Saverio, Federico e Mattia. Noi siamo pronti e voi? Via con il 66esimo Salone Internazionale dell'Automobile. Il Salone di Francoforte rimarrà aperto fino al 27 settembre e se avete voglia di fare un salto, anche in aereo, mica dovete per forza fare come noi, vi assicuriamo che di motivi per visitarlo ce ne sono in abbondanza. Oltre 200 anteprime mondiali con proposte di tutti i tipi per la mobilità del futuro. SUV, supercar, auto da tutti i giorni, comune denominatore, attenzione alla connettività e all'elettrico. We one of a kind, irreplaceable. How did I get so blind and so cynical? If there's love in this life, we're unstoppable. Ma Saverio, ma cosa stai facendo lì in basso? Ma alzati! Cosa? Sono preoccupato. Ma per cosa? Siamo nel salone tedesco, il più importante del mondo, e tu mi hai portato qui in mezzo ai francesi che stanno presentando un sacco di novità che sembrano fatte apposta per andare contro la Golf, contro la Mercedes, contro la Volkswagen Passat. Si vede che sei appena arrivato e non hai ancora fatto un giro. Anche i tedeschi hanno un sacco da raccontare. Portami a vederli. Va bene, ok, no, anzi, facciamo un'altra cosa. Lasciamo perdere Francia e Germania e continuiamo a parlare italiano, che è la nostra lingua. Andiamo a vedere la Ferrari 488 Spider, che è una delle novità più attese perché è una sportiva veramente con i fiocchi. Cosa ne dici? Mi sento un po' più tranquillo. Non è rossa, ma va bene lo stesso. È la nuova Ferrari 488 Spider, probabilmente una delle macchine più sportive in assoluto di questo salone di Francoforte. Eccola qua, nella sua livrea splendente, con questo hardtop di nuova concezione, leggerissimo, 14 secondi appena per aprirlo e chiuderlo. A proposito di tempi, è sicuramente più interessante l'accelerazione, da 0 a 100 in 3 secondi e da 0 a 200 in 8,7. Le emissioni 260 grammi per chilometro, non è esattamente un valore da utilitaria, però per essere una Ferrari, cosa dire della potenza? Il motore è un vuoto da 4 litri, da 670 cavalli e 760 Nm di coppia. Adesso averla non è che è facilissimo, però se avete 235.000 euro che vi avanzano, è vostra e la potete infilare nel garage. Making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in... Spider è Spider, azzurra è azzurra, come la Ferrari 488 Spider. Questa però è la Lamborghini Huracan Spider, con la Y. Per le prestazioni Lamborghini dichiara qualcosa di meno, la velocità massima è sempre ben oltre i 320 all'ora, però è leggermente meno scattante, leggermente meno performante, però pensandoci bene costa 3 o 4 mila euro in meno, insomma un paio di pieni, e poi ha la trazione integrale, a differenza della Ferrari che è solo trazione posteriore, quindi promette di essere molto più guidabile, molto più godibile, come deve essere una Spider. Quasi quasi prendo questa, sulla neve non mi sta dietro nessuno.
comunque, in effetti, le preoccupazioni di Saverio erano fondate. Nonostante si sia in Germania, i francesi hanno fatto le cose in grande e sono venuti a sventagliare sotto il naso dei padroni di casa proposte destinate a conquistare importanti fette di mercato. E allora andiamo subito a vederle in casa di Peugeot, DS, Citroën e Renault. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Allora Eugenio, iniziamo a parlare sicuramente di Fractal, un prototipo davvero molto avveniristico, cosa ci dici? È bellissimo, una concept car che ovviamente disegna un po' quello che è il canone, il trend stilistico del marchio Peugeot, ma poi aggiunge anche tanta tecnologia. Anzitutto è un po' il 2.0, l'evoluzione del Peugeot iCockpit, ovvero del volante compatto ridotto che lascia più spazio per le gambe, più piacere di guida, e con il cruscotto che è più alto per ti permette di avere tutte le informazioni non attraverso la corona del volante ma al di sopra della corona del volante. Questa ne è un'evoluzione con tutto quello che sono i supporti di tecnologia sia per, diciamo, il conducente sia per i passeggeri, ma soprattutto sviluppa un senso, cioè quello dell'udito, perché la vettura è una vettura elettrica con due motori elettrici, uno all'anteriore e uno al posteriore. È stato sviluppato tutta la parte sonora sia per coloro che sono al di fuori della vettura, che quindi possono percepire la presenza della vettura che da elettrica non emette suono, e quindi in questo caso è proprio la parte, diciamo, sensoriale che viene stimolata avvisando quindi pedoni, ciclisti della presenza della macchina, che emette dei suoni diversi a seconda di quello che sta facendo. Ma la parte sonora è anche sviluppata per il conducente e per i passeggeri. Il conducente ha dei richiami sonori a seconda di quelle che sono le funzioni attivate diverse della vettura, e poi anche sviluppatissimo l'impianto audio, quindi anche per i passeggeri. Un impianto audio che ti dà delle stimolazioni, i bassi ti stimolano proprio il corpo del passeggero e del conducente. Per cui una grande novità, come sempre le concept car sono uno sguardo in questo senso verso il futuro. Va bene, da una vettura elettrica io direi di passare a parlare di sportività. Parliamo di 308 GT qui in anteprima mondiale. Beh, la sportività è da sempre all'interno del DNA del marchio Peugeot, e qui la vediamo in una reinterpretazione importante del mondo GTI. Bene, qui è arrivata la sportiva anche su base 308, una vettura 308 di grande successo commerciale in Europa e anche in Italia. Adesso, diciamo, dà quello che è il piacere di guida, quindi un motore 1.6 4 cilindri turbo da 250 o 270 cavalli, si può scegliere, differenziale meccanico autobloccante Torsen, cambio 6 marce ravvicinato. Per la versione da 270 cavalli si parla di un 6 secondi da 0 a 100, 250 km all'ora autolimitati, un rapporto peso potenza di 4.49, per cui veramente una vettura pensata per divertire e per emozionare le persone. E da Peugeot passiamo a DS, e qui la grande novità è sicuramente la nuova DS4 che proponete anche in versione crossover. Dopo DS5 lanciata a Ginevra, adesso tocca a DS4, viene modificata completamente, anzitutto da un punto di vista del design, quindi interpreta quelli che sono i canoni stilistici del marchio con le DS Wings e i nuovissimi fari DS LED. Ma da una versione sola, diciamo, del passato ne nascono due silhouette, in effetti una DS4 berlina tradizionale, ma anche invece una versione crossback. La versione crossback è quella alle nostre spalle, è una versione nuova, veramente innovativa, quindi è quello che in effetti il mercato un po' chiede oltre alle berline tradizionali. Tradizionale di avere delle versioni un po' particolari, un po' diverse, un po', diciamo, un po' più alternative in effetti. Questa ha un assetto rialzato di 3 cm rispetto all'equivalente versione berlina e ha tutte delle modifiche da un punto di vista estetico della carrozzeria, quindi le barre al tetto, i codolini passaruota, dei cerchi completamente neri, la calandra, la parte davanti nera. La tecnologia a bordo è quella di DS Connect, che ti permette di poter connettere i telefoni, smartphone, anche, diciamo, gli Apple, e di poter avere come uno specchio tutti quelli che sono i contenuti degli smartphone direttamente sul grande schermo touchscreen da 7 pollici. E poi ovviamente i motori tutti turbo, motori 3 cilindri, ad esempio c'è il nuovissimo PureTech motore dell'anno, 3 cilindri turbo 1200 da 130 cavalli, e poi i 4 cilindri turbo benzina da 165 e da 210 cavalli, e i motori a gasolio, ovviamente i 4 cilindri da 120, 150 e 180 cavalli, abbinati a cambi manuali o a cambio automatico nuovissimo LEAT6. Va bene, a questo punto, se ti va, andiamo a dare un'occhiata allo stand Citroën. Molto volentieri. If everybody had a nose across the
Eugenio, M come Milano, no? M come Meari? 1968, anni caldi, ma anni nel quale anche si creavano delle automobili meravigliose come la Meari. E Cactus, che da sempre interpreta un po' veramente nel miglior modo possibile quello che è il DNA del marchio. Il marchio Citroën è un marchio generalista che si dice be different, cioè differente da tutti gli altri marchi generalisti, per l'interpretazione che dà all'automobile e al ruolo che l'automobile deve avere nella vita. Bene, ha creato questa concept car Cactus M, penso meravigliosa per colore, per, come dire, per idea, e quindi vuole veramente essere un'interpretazione ancora più pensata, legata al tempo libero, al benessere, al piacere della vita, vettura pensata pratica. Questa qua ad esempio è una vettura che all'interno è completamente vuota, hai praticamente tutto il pianale libero così come era il pianale della Meari, ci sono dei tappi per poter sciacquare con la canna quello che può essere la sabbia, lo sporco che si porta direttamente dalla spiaggia o per chi ha appena surfato, e quindi può sciacquare la vettura. I sedili sono in neoprene, anche in questo caso tutto è idrorepellente, tutto è pensato per accompagnare, essere partner del tempo libero, e in questo caso un'interpretazione proprio da spiaggia pensata per il surf. Questo è un concept. Questo è un concept, sì, e come sempre le concept hanno lo scopo di interpretare, dare quello che è un trend stilistico, e in questo caso lo fa certamente, ma anche raccontare un po' quello che potrebbe, potrà arrivare per un marchio. Quindi pensiamo, speriamo che possa arrivare qualcosa in termini di produzione anche da questa meravigliosa Cactus M. Non la possiamo toccare, altrimenti ti avrei chiesto di mostrarci come si sale a bordo, perché non si aprono le portiere. Le portiere si aprono? Si aprono, però non si sale aprendo le portiere. A volendo, per i posti posteriori è fantastico, perché ci sono questi vani che ci sono al di fianco della portiera che ti permettono di salire direttamente ai posti posteriori senza aprire, oppure di salire per prendere quelle che sono le tavole da surf, da wakeboard e via dicendo. Surfing USA. Parliamo di un'altra concept, parliamo di Aircross. L'Aircross è l'interpretazione in termini di concept car ovviamente del SUV per Citroën. È una vettura, in questo caso una vettura ibrida plug-in con un motore termico a benzina all'anteriore e un motore invece elettrico posteriore. Al di là di quella che è la tecnologia, che anche in questo caso esprime un savoir-faire che il marchio, comunque il gruppo, ha e che avrà, quindi diciamo un ibrido plug-in con anche la possibilità di abbinarla a un termico benzina, in questo caso comunque quello che è importante è che racconta l'interpretazione di un SUV. Quindi da un punto di vista stilistico questo è oggi la concept car SUV di Citroën e racconta un po' quello che sarà i SUV nel mondo Citroën che arriveranno nei prossimi anni. Mégane, Talisman Sporter, due prodotti premium nel salone tedesco. È una dichiarazione di guerra? Ma comunque è una rottura importante per Renault. Abbiamo fatto una prima rottura nella prima parte dell'anno con due crossover, l'Espace e la Caggia, e oggi arriviamo con Talisman, proprio Talisman Sport Tour e Mégane. È un rinnovo molto molto veloce e di rottura del mondo Renault. Ecco, guerra, non si parla di guerra, si parla di sana concorrenza. Ricche di contenuti tecnologici, meccanici, con uno stile molto, molto particolare, molto, molto personale. Quando arriveranno sul mercato? In Italia arriverà all'inizio dell'anno prossimo. Che cosa? La Mégane e più o meno la Talisman, più o meno allo stesso momento. Mégane dall'inizio della sua vita, il primo prodotto, stiamo parlando di 6 milioni e mezzo di macchine vendute, cioè è importante. E lì l'ha detto, no? È una macchina con una tecnologia assolutamente straordinaria. È un design che spero, anzi sono convinto, esprime questa modernità. Naturalmente è solo l'inizio di una famiglia che andrà ad allargarsi, arriverà alla Station Wagon? Arriverà la Station Wagon, arriveranno una gamma completa di prodotti sulla base, sull'idea della Mégane, sì.
Quando avevate presentato l'Espass avevate dichiarato che avevate avuto un rapporto, diciamo, di consulenza con Mercedes, che è vostro partner. È successo anche per Mégane? Mégane è una macchina sviluppata con Renault, il partnership con Mercedes si sviluppa per tutta la Renault, non è si fa su Espace, non si fa altrove. Scambiare alcune informazioni, imparare insieme a fare migliore qualità, e quella è l'idea. Quindi non penso che si possa dire Mégane no, Espace sì. E piuttosto quello, se impariamo qualcosa sull'Espace e serve per la Mégane, ovviamente lo facciamo. I SUV sono i grandi protagonisti sulle nostre strade e non possono non esserlo qui sotto le luci degli stand. Tedeschi ovviamente, americani con Ford che li posiziona nel loro ambiente naturale e fa il suo debutto addirittura un modello che in confronto la Porsche Cayenne è un'auto a basso profilo. La vedete qui alle mie spalle, la nuova Kia Sportage. Completamente rinnovata, si riconosce subito per il nuovo frontale con la mascherina Tiger Nose. La SUV compatta coreana, che già si era fatta apprezzare per uno stile dinamico e un comportamento stradale divertente, con la versione 2016 si rinnova completamente, ancora più aggressiva. Lo vedete con questo aspetto muscoloso, soprattutto nel frontale, che però andando verso la coda mantiene una linea molto pulita, come piace in casa Kia e soprattutto al centro di design di Francoforte dove è stata disegnata. Dicevamo una SUV che però ha quasi più un aspetto di una crossover, la linea del tetto scivola verso la coda per renderla più snella e visivamente dinamica. Cambia nel look, cambia anche nella meccanica, costruita su una nuova piattaforma, cresce leggermente nella lunghezza. Siamo sui 4,48 m, soprattutto cresce il passo, ovvero la distanza tra le ruote, quindi crescono i centimetri a disposizione dei passeggeri posteriori. E in tema di comfort abbiamo un abitacolo meglio insonorizzato rispetto al passato, nuovi materiali che aumentano la sensazione di qualità percepita a bordo e anche un bagagliaio più capiente, adesso il volume arriva a 503 litri. Nuovi anche i motori, sono i turbo diesel 1.7-2.000 da 115 cavalli oppure 136-184 cavalli, che sono stati aggiornati per essere più efficienti, mentre l'alternativa benzina è un 1.6 aspirato a 132 cavalli oppure un 1.6 turbo da 177 cavalli, che può essere abbinato a un cambio robotizzato a doppia frizione prodotto sempre dalla Kia. Come tutti i modelli della casa coreana, la garanzia è molto lunga, sono 7 anni o 150.000 km e se siete interessati alla nuova Sportage sappiate che sarà disponibile nelle concessionarie a partire dai primi mesi del 2016. Marco, trionfo di SUV in casa Ford, ma noi non vogliamo essere da meno, scendiamo la scalinata come il nuovo Edge. Incominciamo a parlare dell'Edge? Ma l'Edge è un altro testimonial di quello che è il volto più ampio del marchio Ford, che è il volto che ancora in larga parte è sconosciuto ai consumatori europei e che noi invece vogliamo far conoscere. Abbiamo cominciato con la Mustang, ma la Edge rappresenta la grande famiglia degli SUV che, insomma, al di fuori dell'Europa, dove era conosciuta solo la Kuga, è molto più ampia. La Edge è un SUV di dimensioni importanti, 4,87, quindi un SUV grande che si colloca quindi sopra la Kuga, che arriverà in Europa nel primo semestre dell'anno prossimo con un motore 2000 turbo diesel con due potenze, 180 cavalli manuale e 210 cavalli automatico. È una risposta a quella che tra l'altro è una evidentissima tendenza dei consumatori europei, ai quali abbiamo chiesto intanto se avevano ancora piacere di possedere una vettura, e già questa è stata una sorpresa: il 60% ha dichiarato di voler acquistare nei prossimi 12 mesi una vettura, e poi uno su quattro ci ha risposto che, dovendo comprare una vettura, vorrebbe un SUV. E da questo punto di vista, quindi, questo non fa altro che dirci che questo segmento, che è già in crescita da diversi anni, continuerà a crescere, e Ford ha una risposta direi ampia, perché ha l'EcoSport, peraltro rinnovato, che perde la ruota posteriore esterna
che diventa optional, e la Kuga che si rinnova con il nuovo Sync 2, anch'essa con lo schermo da 8 pollici, la nuovissima Edge, ma poi allarghiamo ancora il campo ai crossover, dove le nostre vetture grandi, quindi la Mondeo, la S-Max e il Galaxy, acquistano per la prima volta la tecnologia all-wheel drive, quindi 4 ruote motrici. Anche questo in risposta a una tendenza nettissima in Europa. Hai detto quasi tutto, hai dimenticato solo un nome, Ranger. Il Ranger, Ranger per noi rappresenta diciamo l'esemplare e il rappresentante europeo della grande famiglia dei pick-up di Ford, si rinnova molto profondamente, arriverà adesso entro la fine dell'anno in Europa e ci attendiamo che continui a fare e anche a rinnovare i successi che ha avuto in questi anni. Se volete un SUV avete la scelta o la nuova Bentley Bentayga o una ventina di Dacia Duster. La Bentley Bentayga costa 213.000 euro, la versione base naturalmente. L'hanno presentata 2 anni fa a Ginevra come prototipo ed era bruttarella. Adesso l'hanno ripresentata in versione definitiva e resta bruttarella, però hanno dato dei dati definitivi. Monta un motore 6.000 di cilindrata a 12 cilindri biturbo da 608 cavalli che la spinge a più di 300 all'ora. Quindi comunque sarà anche bruttarella, ma non c'è nessun altro SUV altrettanto veloce, altrettanto performante e altrettanto faraonico, pensate. Francoforte è anche prodiga di concept non pensati per una reale produzione di serie, ma immaginati per raccontare al mondo fino a dove può spingersi la competenza tecnica del marchio. Oh, make me over. 2 o 4 ruote? 2 e 4. Questo è il nome dello studio che Honda porta qui a Francoforte. Si tratta del progetto vincitore di un concorso interno che ha visto la partecipazione di oltre 80 designer e progettisti. Di cosa si tratta? Beh, lo vedete, è un'automobile a 4 ruote, ma a spingerla è il motore di una moto, è precisamente il 4 tempi della MotoGP, un 215 cavalli. La Honda 2.4 lascia scoperto il telaio e le parti funzionali dell'automobile, esattamente come una moto, della quale condivide anche il carattere compatto, infatti lunga solo 3 metri. Se la vedremo sulle nostre strade, beh, non credo, ma sicuramente è una dimostrazione molto efficace delle capacità tecniche del marchio giapponese. Guarda, la Germania, la civilissima Germania, qui hanno rubato tutto, sono rimaste solo le ruote. Ma Saverio, ma questo è un simulatore che ti spiega come funziona il multisense, il sistema di gestione elettronica dell'auto di Renault. D'altra parte l'argomento tecnologia è molto presente qui a Francoforte, continueremo a parlarne settimana prossima con la seconda parte dello speciale che abbiamo preparato qui appunto al Salone Tedesco. Quindi restiamo qui anche la settimana prossima? Sì, perché? Ma non sono alle Maldive proprio mai, eh? Ma no, dai, che alle Maldive fa caldo, qua sta molto meglio. Oddio, com'è caldo, anche qui non si scherza niente. Noi ci vediamo allora la settimana prossima con una nuova puntata di Yellow. Nel frattempo rimanete in contatto con noi, veniteci a trovare sul nostro nuovo sito yellowmotori.it e naturalmente sui nostri social, vedete i link qui in sovraimpressione. A questo punto, per il momento, da Francoforte direi che è tutto. Ciao. Ciao, grazie per averci seguiti. Va bene?